sta prendendo forma. Venite con me qua dentro. Qua si apre. Puzza di piedi, puzza di piedi. Ciao ragazzi! Per la rubrica Questi pazzi del papà. Paura! Questo è troppo grande! Infatti, ma non abbiate paura, miei prodi, ma alzate il telo! Vi presento Super Space! Perché? Super Space! Il super set modulare per realizzare fortini incredibili! Case! Hai visto? Puoi fare negozi, case, castelli, tutto quello che vuoi. Credo anche labirinti per Trilli e Polpetta. Se andiamo sulle ispirazioni, guardate cosa si può fare. Sì, che guarda, mamma, l'astronave. C'è anche Baby Yoda. Sì, astronavi, navi. Ma di che colore l'hai preso? Macchine, barche. Arancione. Per saperlo dovete fare il... Giro di scatolone! Ma vi siete chiesti perché ci sono due scatole e non una? Sì, svariate volte. Perché papà cosa fa di solito e... Zambia! Esatto, espande. Quindi ho preso anche l'espansione, bravissimo Nicky. No, ma questa qua è fatta dall'astronave. Con l'espansione... E questa ha fatto un intero villaggio. Potremmo fare delle cose ancora più... Non preoccuparti, Ale, si mettono in uno spazio piccolino così. Forbici! Arrivano! Grazie. Tagliamo qua il nastro perché Forbici. Costruisci, credici e poi gioca! All'interno abbiamo 22 pannelli di forme diverse. E qua ne abbiamo 7. Che ne dite del colore? Ho scelto bene? Oh, ci piace! È bello, vero? L'ho scelto azzurro acquamarina, tipo la felpa di Ale. Perfetto! Posso fare un negozio? Oh, no. Puoi fare tutto quello che vuoi. Abbiamo un pezzo Matilde. Creare una scatola per loro stessi. Sì, puoi creare una scatola per loro stessi. Ci sono quelli bucati per fare porte e finestre. Tipo questo che è il quadrato. E il magnete, cioè il trucco, sta qua nel... Eccolo qua. Sì, anch'io sono nella cornice. Sta qua nel contorno. Quindi trovate proprio la possibilità, vai, di appiccicare magneticamente. Che cos'è questo materiale, tipo feltro? Sì. È ecofeltro, quindi vuol dire che sostenibile. Bravissimi, perché è realizzato riutilizzando vecchie scatole che io ci sto dentro. Va bene, vecchie bottiglie di plastica. Facciamo una prova. Dai. E poi faremo una sfida in famiglia. Il consiglio per fare delle costruzioni stabili è quello di partire magari da una base, utilizzando proprio gli stessi elementi di Super Space. C'è il magnete anche in mezzo al trapezio. Questo ci permette di fare delle forme veramente assurde. Poi l'adesione è molto buona, devo dire, del magnete. Sono come quelli piccoli, sono grandi. Bravissima. Sono tipo i Magformer che abbiamo fatto quando Nicolò era piccolo. Di solito portavamo al ristorante per giocare insieme. Solo in versione gigante. E com'è che si dice, Mati? Grande è? Piccolo. Grande è? Meglio. Bravissimo. Ci siamo, sta prendendo forma. Allora, si tratta, ragazzi, è diventato grandissimo. È bello anche aperto, sì. Io è una specie di torre. Guardate giù. Vediamo giù. Ah, che forza! C'è una finestra qua. Un ingresso qua sotto. Che porta gigante, che volendo possiamo anche chiudere col meccanismo che abbiamo visto prima. Chiudiamola, stare intrappolata così riesco a entrare. I pannelli sono belli leggeri, quindi trasportabili. E in caso di caduta, per fortuna, non ci si fa male. Ci sono, Davide, ho scoperto il vero scopo di Super Space. Chiudere i propri figli! Sì! Come? Un magnete qua, un magnete là! Ci sono liberati, è troppo facile! Ragazzi, adesso che abbiamo capito quanto è facile divertire... È facile? Sì, rifacciamo le squadre! Ed è divertente, faremo due squadre... No, il Super Space! Faremo due squadre e poi ragazzi sarete voi, faremo un acceleriamo e costruiamo, a valutare qual è la creazione più fantasiosa! Ogni squadra avrà 20 minuti per fare la sua creazione. Utilizzeremo la clessidra dell'applicazione GBL. Io con papà, mamma con Nicky. Cominciamo io e Nicky. Via! Vai Nicky! Qualche minuto prima del tempo e vi presentiamo il nostro... Il vostro? Astrotino! Astrotino, ma è bellissima! Perché si chiama Astrotino? Attiva cannoni! Come attiva cannoni? Questa è l'entrata! Bellissima! È l'entrata sulle due ali. Ah, quindi c'è faccio un buco di là? Faccio come le hostess. E uno dove è entrata Mati qua dentro? Queste sono delle torrette.
rocchette che sparano. Sì. Poi si può sparare anche da qua davanti, si abbassa, guarda la punta. Fai vedere. Bellissimo, puzza di piedi per tutti. Sì. E vieni a vedere qua. Il bagagliaio, pronto? Il bagagliaio. Perché avvicinati? No, no, ci sono i cannoni posteriori che possono funzionare anche da uscita. Di emergenza solo. Ok, mai uscire dal retro, ragazzi. Vrita con me qua dentro. Ecco, questi sono i motori con i cannoni. Guardate. Okay. Ciao cannone. Contrattacco. Ah, il contrattacco. No. Forse è meglio chiudere. Chiudiamo, ciao Miki. Ciao. Qua c'è l'altra ala. Ciao. Ma ti rimetti sulla torretta. Ecco. Ok, e qua c'è la sala di controllo. Qua si apre. Puzza di piedi, puzza di piedi. Si vuole chiudere. Qui si guida. Vento forza 6. Vai. Ma questa astronave Astro, come si chiamava? Astro? Astrotino. Astrotino è fortissimo e indistruttibile. Adesso lo fotografiamo perché resti a imperitura memoria. Fate cheese. Cheese. E parte la prossima squadra. Questa è una pasticceria e abbiamo già la nostra prima ospite. Infatti sul cartellone sì. Del menù c'è scritto a pagamento cuccia per i cuccioli. Ah, è scritto in piccolo perché a pagamento la cucciola continua a mangiare. E noi abbiamo la porta. Giusto, per entrare in pasticceria. I pezzi avanzati li abbiamo utilizzati per realizzare il tabellone che ci sta fuori dalle pasticcerie. Ragazzi, volevo dire che qua c'è latte menta, però abbiamo solo il latte, la metà l'abbiamo finita. Siamo sinceri noi. E guardate la tecnica con cui Mati fra i croissant, l'ha inventata lei, usando un pennarello di dimensioni grosse. Basta fare cic 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 e ottenete un croissant. Cosa volete? Io prenderei un po' di gelato della casa. Sì. Ma non abbiamo abbiamo gelato veramente? Sì. Trilli, abbiamo gelato? Sì. In realtà avete crocchette, sono buonissime, ragazzi. Guarda, e anche un po' di fieno. Bella. Lei apprezza molto, sì. Ma ti hai preso il gelato. Tiene dura anche la ciotola, sì, con la zampa. Ma perché gliel'avete rubata. Grazie. Hai capito? Tiene la ciotola con la zampa perché, ma no, che siccome gliel'avete presa. Le ho chiesto il permesso, sono andato di là nelle mie fughe a cercare le attrezzature. Grazie. Lei ha risposto sì. Lei ha detto sì, potete utilizzarlo. Prima. Lei, signorino, con quella faccia vogliosa, che cosa vuole? Gelato. Gelato anche lei, non ci posso credere. Triplo cioccolato? Sì. Non si notano i gusti che prende Ale, vero? Ecco il latte. Ma chi è? Per il gatto con gli stivali? Per chi è questo latte? Ah, poi un po' di latte, un po' di coca, un po' di... Allora... Ma come il gatto con gli stivali? Io vorrei... Io vorrei un pan di stelle, posso? Sì. E magari, siccome lei è una bravissima pasticcera, me lo spalma con un po' di gelato sopra, si può fare? Sì. Guardate ragazzi che precisione, biscotto biscotto gelato. Cioè è andata benissimo con la vostra creazione, mi ha fatto merenda. È così buono il latte di stelle. Ma certo. Mi ha fatto merenda anche gratis perché non siamo dei cuccioli. Beh, però dovete pagare per il vostro cucciolo, ok? Va bene. Dai, faccio anche, è gratis anche per i cuccioli. Va e comunque, voi pensiate che la vostra creazione sia finita, ma sapete che succede? Succede quando chiude il nostro stand? No. Allora, mettiamo a posto tutto quello che c'è sulla tavola. Poi si alza il tavolo lì e si chiude lo stand. Avete visto? C'è solo un piccolo problema. Pasticcera, vieni. Eccomi. Bentornata, pasticcera. E la nostra piccola ospite dov'è? Ha pulito tutto, da brava ospite è andata, cliente, apprezzato, è andata. Ora ragazzi, tocca a voi farci sapere sul nostro profilo Instagram GBR qual è la creazione Super Space che avete preferito. L'astronave che si chiamava? Astrotino. Oppure la pasticceria Lady Croissant con punto cuccioli ma solo a pagamento. Oh no, oppure gratis. Se consuma anche il padrone. È vero. E se questo video ragazzi vi è piaciuto, mettete un pollicione. E non portate il vostro cucciolo umano a Lady Croissant. Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!